Un aggiornamento sulla storia di Giovanni, il ragazzo che ieri cercavamo alla stazione Termini. Grazie al video che è uscito oggi, praticamente è stato ritrovato. Si trova qui all'ospedale San Giovanni, è stato ricoverato lo stesso lunedì, il primo giorno in cui è arrivato a Roma, in TSO. Ce l'ha segnalato praticamente un'infermiera che ha visto il video, ha chiamato subito il numero, ha detto alla mamma che praticamente Giovanni era stato ricoverato, portato dalla polizia qui in TSO. Il problema però qual è? È che non possiamo accedere, stiamo aspettando la mamma che è partita da Napoli e sta arrivando qui a Roma. Pertanto rimanete così vi faremo sapere di più. Siamo riusciti praticamente a sapere dove si trova esattamente e Giovanni si trova lì nel reparto di psichiatria. È chiuso all'interno, stiamo aspettando la madre che arrivi. Considerate che sono riuscito a parlare col medico che l'ha in cura e ci ha dato alcune informazioni proprio perché la mamma deve fare comunque questo viaggio. Gli confermo perciò che si trova lì. In più il fatto è che lui è già lì da lunedì ed era in un evidente stato di agitazione. La polizia lo ha portato direttamente in TSO. In questo momento tornare con la mamma, dovranno fare una valutazione col medico in base anche alle medicine che dovrà prendere e tutto quanto, perché se no non sappiamo se oggi lui tornerà a casa. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Allora, abbiamo aggiornamenti, siete appena tornati dal reparto. Sì, allora mio figlio sta imbottito di medicinali, imbottito di sedativi. Nessuno lo ha rapinato, nel senso che i documenti, i borsoni, c'ha tutto. L'unica cosa, gli hanno preso il cellulare. Ho controllato già, ha tutto con sé. La dottoressa ha detto che non si fida, è legato al letto. Perché nello stato in cui l'hanno trovato non poteva essere, perché ha tentato di scappare da qua, voleva andare via. Lui ha detto a Napoli non vuole tornare più, però ha bisogno di aiuto. Perciò rimane qui nel reparto. Rimane ancora qui 2-3 giorni, al minimo fino a martedì, e ha detto che lo tiene ancora legato al letto, non si fida a lasciarlo. Non si fidano perché non si fida. Lo stato è abbastanza alterato. Ha detto nel frattempo contatti il suo avvocato, faccia richiesta al giudice come misura alternativa, perché il carcere non ha fatto nulla, per una comunità convenzionata con l'ASL. Quindi se qualcuno può fare qualcosa, vabbè, facciamo io allora l'appello, l'abbiamo ritrovato, sta bene, ha bisogno di una comunità perché lui non vuole tornare a Napoli, perché io l'ho detto, l'ho trovata ma a pagamento in Trentino Alto Adige, mi hanno chiesto 3.000 euro al mese, io non guadagno 3.000, lavoro per 800 al mese. Se convenzionata con centro di igiene mentale, con le ASL, qualcuno di buon cuore mi aiuta ad aprirgli questa strada. Comunità psichiatrica, mio figlio ha bisogno di questo, non di doppia diagnosi, perché non è drogato, non è un alcolista, loro l'hanno... solo problemi. Ma il fatto che la polizia lo abbia portato qui, si stanno meravigliando perché non hanno controllato, perché era in uno stato... Perché tu sei stata comunque alla polizia, sì, la polizia già c'era, la denuncia, non hanno controllato. Perciò ti hanno fatto stare in giro giorni e giorni, infatti, a rischio pure, a perché rischio. Stai alla stazione Termini. Io gliel'ho detto, io sono stata tra barboni, tossici. E cioè, poi siamo pure noi l'ultimo giorno con te, abbiamo visto la situazione. Si sono meravigliati tutti, nessuno se n'è fregato. Dicevamo che tra l'altro lui c'ha un problema perché ha fatto un incidente. 6 anni fa mio figlio ha fatto un brutto incidente con la moto, è stato in coma, in rianimazione, è stato intubato, ha avuto emorragia cerebrale, trauma cranico e oggi ha fatto crescere i capelli, perché dietro qua, se tu gli alzi i capelli, c'è una cicatrice. C'è una bella cicatrice. E ci ha avuto pure dei ricoveri in TSO, mi diceva. TSO perché diciamo che ha le sue ogni tanto, quando va sotto stress, ha le sue manie di persecuzione, si impressiona facilmente e quindi diciamo che impazziscono i neuroni, però non è pericoloso, cioè quello che fa parla. Un po' depresso, adesso stava in forte depressione. Ok, perciò è un ragazzo che se lo incontrano in giro potrebbe stare in depressione. Questo è quello che può succedere alla madre. Vabbè, allora noi intanto ringraziamo tutti, grazie di averci mandato tantissimi messaggi. Grazie. Tanta gente ci ha detto che l'ha visto in posti da però. Pure stamattina mi ha chiamato una signora, sta non so in che piazza, ho detto signora la ringrazio. Abbiamo trovato. Sarà qualcuno che somiglia, io sto andando da mio figlio adesso. Che piacere, che gioia, ho detto grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Vabbè.
Ciao, grazie.